Basket Salerno. Ora Manisi che resta sul parquet, su di lui Ciminella. Manisi si fa vedere Misolic. Manisi si alza da due, canestro, ma c'è stato fallo. Lopez, 38 a 36, palla ora nelle mani di Manisi. Scorre il cronometro. Blocco alto di Misolic, Manisi lo vuole e lo trova, Misolic gira sul perno, pareggio. Ora mancano due secondi. Basile fuori da Manisi, poi Misolic, eccolo qua. Tersillo da Ani, poi Manisi, il blocco di Misolic e la conclusione di Marco Manisi. Da tre. Davide Paglia si iscrive al tabellino, frizzando un po' le emozioni di Salerno, ma qui grande giocata! Manisi, Tersillo, asse vincente! 17 Salerno! Manisi vuole palla a zampa, premiato da Manisi, a terra Anni, senza fallo, Manisi con la tripla per ritornare a meno 8. Adesso la palla a Tersillo, Tersillo che gira e Manisi fa una tripla. Il fatto questi due. Adesso c'è in campo Chavez, la palla è a Basile, Manisi, Basile, Manisi, precisissimo. A rimbalzo salta altissimo Tersillo per evitare la conclusione di Guido. Ora è proprio ancora lui a ritrovare la linea di fondo, cade anche a terra, zero fischi da parte degli arbitri in questo momento. Manisi tranquillamente, senza problemi, si ritrova. E allora sì, Ani, questo ragazzo premiato nello starting five salernitano, eccolo Manisi contro Misolic, anzi verso Misolic, che questa volta... Qui quasi un'altra palla persa, Manisi col blocco di Misolic per provare almeno a restituire una tripla. Che prova a fare a sportellate, lo fa molto bene. Applausi meritati per Boso Misolic. Vince il duello contro Meistas. Manisi recupera un altro pallone, si invola a canestro, questo ragazzo è riuscito a fare la cosa più difficile e a sbagliare quella più facile. Chavez da tre, Manisi per la rivalsa che vale addirittura tre punti. Time out emergenziale Adria. Possibilità Manisi creatasi dal rimbalzo di Zanini. Ani butta a terra il difensore, poi Manisi, dopo che Ani aveva ubriacato. Luca ha avuto anche esperienza in America, molto bravo, molto simpatica la serie che racconta ovviamente la sua avventura a Salerno. Chavez, scarico importante, bello il gioco di perno, stoppatone di Mazzagatti. Manisi è tutto solo per tirare da tre punti, sfrutta lo spazio, 2 su 2 per lui. Trapani si alza da tre punti, Trapani corta, rimbalzo di Tersillo. Zampa si butta dentro, gli stratica il pallone da Trapani, si lotta su tutti i palloni, Manese triplone, il terzo che mette a referto, 27-30, grande bianco al fronte sulla panchina di Salerno, e coach Carone è rimasto come assistant coach dell'allenatore argentino. Intanto gioco che è ripreso con Salerno che ha fatto rientrare in campo Manisi col numero 2 in attacco adesso. Proprio con Manisi che trova il fondo della retina dai 6,70 ed è corato già dall'altra parte con Tomčić che sbaglia da sotto e il rimbalzo è di Salerno. Salerno che è già dall'altro lato, Basile, Manisi da 3, tiro a, da 2. Trova il giovane Petrovic che sbaglia da sotto, rimbalzo ancora per Salerno, rottura prolungata per i coratini, ancora il numero 8 Favaretto a segno da 3. Taddeo si ferma, prova la soluzione da 3, non ci riesce, 4 secondi addirittura per esagerare, per allungare ancora di più. Manisi prende il tiro da 3 sulla sirena,
Manisi, l'allungo più importante per rimettere in carreggiata la partita, per restituire il tiro di Iannicelli, che però come prestazione corale al momento nulla da dire, anzi grande riuscita nel ritrovare il vantaggio in un momento dove Salerno si era mostrata essere in grande spolvero. Vediamo Manisi con la tripla con Nicola May. Manisi dice muovila, muovila verso Favaretto, in angolo c'è solo Zampa, un po' ignorato da Favaretto, Manisi prende la rincorsa, si coordina, Di Giulio Maria spreca un'occasione d'oro. E allora ancora un possesso per Salerno, dalla panchina c'è l'uomo in più, come direbbe qualcuno, il numero 2 Marco Manisi, prestazione incredibile sino ad ora del numero 2 di Salerno. Palla recuperata ancora di Manisi, indiavolato verso May, un'altra tripla per sigillarla, Zanini con l'ennesima, conquista il rimbalzo Zanini. May, Manisi spara da 3 punti, altra tripla e time out per coach Patrizio. La Diesel Tech. Manisi ancora difesa totalmente assente. Adani che si mette in proprio, tira da 3 punti, non prende neanche il ferro, il pallone viene recuperato da Manisi con Capo Tornando che dorme al rimbalzo, ma il tiro viene dato. Ora Zanini verso Manisi, eccolo ancora a sbucare fuori dai blocchi May, è una finta, la traccia è per Zanini che riesce a... La chiave è esattamente questa, si gioca Favaretto, senza il coro, viola viola, attacca la power basket, Marco Manisi, la bomba di Marco, solo Cotone, Marco Manisi. Andava a pronosticare qualche secondino fa Tittisnik, Tittisnik con Sacchidarla, serve a Guzzoli, 10 secondi per andare al tiro, serve una soluzione, bomba col jumper, da lontanissimo non va, si combatte, Tefauti Mavric, ma la palla è nelle mani di Salerno che spinge con Marco Manisi fino in fondo, super canestro di Marco Manisi. Anche con tiro da 3 punti, adesso però c'è bisogno anche di attaccare l'uno contro uno. Manisi trova Nicola May, mette i piedi a posto, trova una tripla importantissima con il numero 2 Nicola May, ricezione per lui, fuori da Manisi, vuole tirare di nuovo, vuole entrare, ecco, in partita Manisi, 3 più 2, movimento e step back, ottimo movimento da palla da parte di Ragusa che ha giocato una situazione sesca di messiniano memoria al CSKA Mosca con un freddo, dopo un blocco secco.